Vi siete mai chiesti quanta superficie italiana sia costituita da montagne? Il 66%, ossia 2/3. Tutelare questo ambiente è un imperativo più che mai urgente e perché sia anche efficace c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Ecco perché il CAI, che è il Club Alpino Italiano, nel corso del suo 101esimo congresso si è interrogato su quali siano gli interventi più urgenti e su come coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Un tavolo di discussione, nello specifico, era legato al futuro delle montagne e su quale possa essere un approccio più responsabile per tutti i frequentatori dell'ambiente montano, nell'essere attori per il cambiamento, grazie anche alla Citizen Science. Lo vediamo con Alessandra Pollo, dottoranda in biologia ed esperta di ecosistemi alpini, che ci racconterà i risultati di questo tavolo di discussione. Ciao! Ciao Alessandra! Buongiorno! Ben arrivata! Grazie! Che posso? Mamma mia, fantastico! Ciao. Il punto di partenza per una tutela efficace di questi ambienti è partire dalla Costituzione italiana. Beh, hanno cambiato infatti l'articolo 9, che è uno dei 12 primi articoli della Costituzione, quindi dei principi fondamentali. E proprio hanno l'obiettivo, queste modifiche, di andare a tutelare l'ambiente, la biodiversità nominata tale, e anche gli ecosistemi. E dall'altra parte invece il 41 cerca di andare a normare l'iniziativa economica e quindi cercare di evitare i grandi effetti collaterali che possono avere le iniziative economiche sull'ambiente. E per allinearsi a queste modifiche anche il Club Alpino Italiano, il CAI, ha cercato di modificare alcune delle sue basi, dei suoi principi, e si è posto come obiettivo quello di passare da una generica definizione di ambiente a una definizione di capitale naturale. E qual è la definizione di capitale naturale? Beh, il capitale naturale è quello stock di risorse naturali, quindi dalle piante agli animali, all'acqua, l'aria, il suolo, tutto ciò che di naturale ci circonda. L'espressione capitale naturale vuole proprio andare a dare il valore non monetario all'ambiente. Cerca in questo modo di dar valore a quelle che sono le funzioni, i benefici diretti e indiretti che la natura ha sull'uomo, e questi vengono chiamati normalmente servizi ecosistemici. Ma senti, facciamoci un bel giro adesso in questo capitale naturale e parliamo un po' di servizi ecosistemici. Volentieri. Allora, sappiamo che i servizi ecosistemici sono quei servizi che i sistemi naturali generano a beneficio dell'uomo. Quali sono quelli montani, per esempio? Ma innanzitutto oggi ci viene in mente, secondo me, come primo servizio ecosistemico quello che l'acqua fornisce, no? E quindi la regolazione nella qualità e nella quantità dell'acqua che arriva dalla montagna e poi giunge fino a valle. E poi ci sono anche quelli legati alla vegetazione e quindi come la vegetazione, le piante sono in grado di contrastare l'erosione, di stoccare CO2 e dall'altra anche di creare tutti questi colori e tutte queste forme che poi alla fine fruiamo. Hai detto che normalmente lì non c'è neve. No. È solo adesso, da questo weekend. È abbastanza bassa comunque come quota neve, e guarda soprattutto quanta acqua che c'è là nelle cascate. Acqua. Cittadino normale, un frequentatore della montagna, un socio CAI, come può effettivamente contribuire alla tutela di questo paradiso terrestre? Guarda, una delle possibilità è la citizen science, detta anche scienza partecipata, che significa che ogni cittadino, ogni cittadina può attivarsi nella raccolta dati e quindi andare in giro facendosi la propria camminata e quando incontra dei dati appunto interessanti per la scienza, li raccoglie. Cioè, se tutti facessero citizen science, quale sarebbe l'impatto poi effettivamente sulla ricerca in montagna? Avremmo veramente una mole di dati iperutile per riuscire a capire quali sono i cambiamenti in atto e soprattutto come conservare tutte quelle componenti naturali di cui stiamo parlando, no?
E ci sono già dei progetti concreti su cui il CAI sta lavorando con i mezzi della Citizen Science? Assolutamente sì, ne hanno lanciato uno proprio poco fa che si chiama Acqua Sorgente e ha l'obiettivo di innanzitutto identificare le sorgenti e poi anche di monitorarle e classificarle. Scaricando l'app Il Sentierista puoi andare a caricare i dati che hai raccolto in questo modo qua. Prendendo la tua borraccia e sempre il tuo telefono puoi andare a prendere la portata della sorgente. Sulla base del volume della tua borraccia che tu devi sapere, vai a riempirla di acqua e nel frattempo con il cronometro che puoi avere sul tuo smartphone vedi quanto tempo ci metti per riempirla. Buon lavoro e buona fortuna! Grazie mille! Allora.